sviluppa la vista dei neonati? Diciamo, cominciamo che già nel pancione i bambini percepiscono la luce attraverso la pancia, quindi degli stimoli visivi già ci sono. Nei primi mesi invece riescono a vedere a una distanza di 20-30 cm, quindi riescono a mettere a fuoco a questa distanza, che se ci pensate è la distanza giusta dal seno della mamma o quando date il biberon o quando li addormentate. Questo è un altro motivo per il quale stare in braccio a mamma o papà è il loro posto preferito, perché vi vedono molto molto meglio, ovviamente. Solo dopo il secondo mese iniziano a distinguere i primi colori. Ecco perché nei primi mesi si consigliano dei giochi con un forte contrasto di colore, o in bianco e nero o comunque con dei colori molto opposti, perché il bambino vi seguirà molto meglio anche durante il tummy time o durante le sessioni di attività insieme a lui. Al terzo mese le immagini, che prima erano separate, iniziano a diventare una sola, quindi le immagini percepite da entrambi gli occhi si uniscono per diventare un'immagine sola. Fantastico, no? Dal quarto mese acquisisce la profondità e i colori iniziano a vedersi molto molto meglio. Ecco perché da questa fase si iniziano a consigliare anche dei giocattoli molto più colorati e anche facilmente prendibili. Quindi per esempio quelle palline, ve le metto qua, quelle palline dove si possono infilare dentro le dita. Queste sono molto consigliate intorno ai 4 mesi. Dai 6 mesi la vista diventa molto più precisa e questo gli permette di distinguere anche gli oggetti più piccoli e ovviamente anche molto più lontani, ma si maturerà quasi perfettamente come quella di noi adulti verso l'ottavo mese. Spero che questo video ti sia stato utile e niente, ciao a tutti!